Benvenuti ragazzi in questa altra nostra guida da parte di TechNewser. In questa brevissima guida vedremo un aspetto importante che sta facendo impazzire parecchi utenti di tutta Italia. Come sappiamo, il blocco peer-to-peer, ovvero questi filtri che vengono messi, sono ormai all'ordine del giorno. Mi pare che solo Fastweb e Telecom sono ancora liberi, almeno per la maggior parte delle fasce orarie. Purtroppo la maggior parte delle compagnie di ADSL e altro genere adottano questi filtri peer-to-peer. Allora, purtroppo non si possono totalmente eliminare, però si può in qualche modo arginare il problema. Vi consiglio quindi di scaricare, come è in guida, e la guida la troverete in descrizione, BitComet. Un software gratuito che serve per lo scambio di file peer-to-peer tramite torrent, tramite file emule e tanti altri. Ovviamente il problema si può aggirare con i file torrent, con ancora i file ED2K che sono quelli di emule non c'è una soluzione. Però i file torrent sono molto usati e quindi insomma non dovreste avere nessun problema, anzi trovare una soluzione in questo modo con questo software che è quello che vedete adesso qui aperto, BitComet. Allora, cosa dovete fare? State attenti perché è semplice, ma se non fate come si deve, non serve a niente. Dovete andare in preferenze. Una volta andati in preferenze, dovete recarvi sulla voce BitTorrent. Da qui, sotto la voce offuscamento protocollo, dovete cliccare sulla tendina e selezionare forza. Okay? Se fate rileva automaticamente, qualche dato verrà mandato senza il criptaggio e quindi il filtro per i P2P lo rileva e vi blocca il downloads oppure ve lo rallenta. Allora, selezionate forzata, cliccate su applica e poi su ok. Io l'ho già fatto quindi non ne ho bisogno. Ora non dovete fare nient'altro che chiudere BitComet. Riavviare la vostra ADSL, quindi il router e l'ADSL, perché magari lo potete avere separato. Se voi lasciate acceso il router e avviate soltanto la connessione, rischiate che ancora ci sono attivi i filtri. Vi consiglio di fare questa operazione e di spegnere quindi il router e la connessione per un 10 minuti, in modo che il filtro si disattivi, ok? Una volta fatto ciò, riavviate la connessione, riavviate il router e aprite soltanto BitComet. Non aprite nessun altro software di scambio peer-to-peer perché verrà rilevato e quindi vi blocca, scusate, un'altra volta tutto quanto. Una volta avviato nuovamente BitComet, lasciatelo acceso. Vedrete i risultati probabilmente dopo una mezz'oretta. Ed ecco qui, diciamo che avete aggirato in qualche modo i filtri peer-to-peer. State attenti quindi a non aprire un altro software per lo scambio peer-to-peer. E altra nota, non userete di certo tutta la banda per i download. Scordatevelo questo, però aumenterete di molto la media. Potreste andare a 300 kB in media se avete una 10 megabit. Insomma, riuscirete ad alzare parecchio la media, perché di solito quando sono i filtri peer-to-peer non andrete oltre i 20 kB, 30 kB, insomma. Bene, detto questo ragazzi, spero vi sia piaciuta la guida. Se vi è piaciuta, condividetela, cliccate mi piace, andate a vedere la nostra guida sul nostro blog in descrizione. Un saluto, alla prossima!